La cantina di Maranzana oggi ha 200 soci e si sviluppa complessivamente su 450 ettari. La quantità annuale media vinificata è pari a 40.000 quintali di uve, tra i vitigni coltivati, Moscato, Bracchetto e Barbera. La cantina distribuisce direttamente i vini prodotti. Al suo interno è stato allestito un punto vendita diretto al pubblico. Nel punto vendita sono possibili degustazioni di vini e l'acquisto diretto del vino in bottiglia, in damigiana, nonché di eleganti confezioni in regalo. La cantina di Maranzana raccoglie tradizioni e risorse umane che da sempre hanno caratterizzato questo territorio. I soci sono le braccia, il cuore e l'anima della cantina, generazioni differenti accomunate dall'amore per questo lavoro, generazioni che si tramandano l'esperienza di secoli. Io ho incominciato giovanissimo, da bambino, perché mio papà aveva 9 vigne, allora d'inverno studiavo ed estate lavoravo. E lascio poi la mano ai giovani come te, che sono l'avvenire della cantina e di tutto quanto. Queste di Maranzana sono le nostre colline, nelle quali ha lavorato la nostra gente, i nostri padri. Queste terre ci hanno visto nascere e crescere, lavorare la terra. Lo faranno ancora con i nostri figli, come delle onde del mare che si susseguono. Onde di vite umane, onde di viti e pampini, onde delle colline solcate nella terra. La nostra vita è qui, questo è il nostro territorio. Lavorando in una certa maniera, in pratica relazionandosi con la vite, si riesce ad avere un prodotto migliore, secondo me. Così anche da curare il territorio, il nostro ambiente che ci circonda. Perché in viticoltura 50-60% bisogna sempre farlo ancora a mano. Le stagioni si riflettono nel colore delle foglie, colline immense, ondulate, ricoperte di viti, che d'autunno virano al rosso, al giallo, apprestandosi al riposo. D'estate, invece, il verde trepidante inonda ogni lembo di terra rigogliosa. Nella calura, i grappoli assorbono la linfa, impregnati di sole e dolcezza, si preparano alla loro vocazione. Appunto, per una buona produzione e un buon prodotto, bisogna cercare di non andare troppe gemme, troppo lavoro, perché altrimenti la vita non riesce a maturarlo. Il lavoro della vite non è solo pensando all'oggi, ma bisogna pensare al domani, che è più importante di tutto. La cantina sociale è la sintesi moderna di un antico sapere, indirizzato da secoli verso la ricerca della vinificazione ottimale. Generazioni si susseguono tramandando dagli anziani ai giovani gli antichi saperi. Oggi l'unione del sapere agricolo con quella del sapere enologico insieme alla tecnologia diventano un supporto importante nel proseguire questo incessante itinerario verso il miglior vino possibile. Il bicchiere sta in una mano, però bisogna iniziare dall'impianto di una vigna, dalla lavorazione, tirar su la vigna e farla fruttare. Chi ama bere bene, naturalmente si interessa anche a tutta l'altra fila che c'è dietro a questo bicchiere di vino. La tecnologia ci ha aiutato tantissimo, hanno abbreviato i tempi da una parte, però dall'altra hanno anche migliorato il prodotto, perché se il moscato riesce a lavorare più freddo, senza dare dei profumi, senza ossidarlo, rimane un prodotto più fresco, più profumato. Senza enologo non c'è guida, è una figura importante perché lui sa analizzare, curare, l'enologo è una figura bella. Abbiamo affiancato anche un agronomo, che l'agronomo è quello che ci aiuta in vigneti, ci consiglia le potature, gli interventi da fare, se ci sono delle carenze di terreno. Se il prodotto è buono, è valido, la gente è più contenta e siamo più contenti anche noi.
la cantina di Maranzana riesce ad infondere nel vino tutto questo. Riesce a fare del vino un capolavoro ogni anno. Ogni vendemmia è una storia antica che si rinnova da secoli. È questa la sua forza.